Allora, onorevole, ti ritroviamo in via Catania, c'è un via vai di gente, che succede? Chiediamo ai cittadini di poter sostenere questi quesiti referendari, radicali, in particolare quelli che riguardano la giustizia, ma anche gli altri che riguardano i diritti fondamentali. Siamo dell'avviso che una responsabilità civile, così come viene nei confronti dei funzionari, possa essere calibrata con le adeguate limitazioni, evidentemente con rigore anche nei confronti dei magistrati, così come riteniamo possa tornare utile un intervento a riguardo della separazione della carriera fra giudici e pubblici ministeri, ancora gli altri provvedimenti sul sovraffollamento delle carceri e sulla tutela dei diritti fondamentali. Berlusconi quanto c'entra in questa operazione? Ma i quesiti sono dei radicali, poi li ha firmati lo stesso Berlusconi, noi li abbiamo sostenuti sin dall'inizio, siamo a un passo dal raggiungere il quorum richiesto perché possano essere ammessi a referendum popolare, che è uno strumento di partecipazione democratica, e sarebbe ai cittadini a rendersi conto che possono incidere concretamente sulla vita democratica del Paese. Si respira insomma quest'aria che è quella preelettorale, potremmo anche definirla? Direi di sì, sembrerebbe che la situazione legata alla sorte di Berlusconi possa incidere concretamente, come sembrerebbe alla fine inciderà, sulla sorte del governo stesso e su una possibile soluzione di voto, anche se per farlo bisognerà prima correggere il porcellum, così come più volte ha detto il presidente Napolitano. Io sono tuttavia dell'avviso che un governo ancora per altri 16-17 mesi potrebbe servire per rendere più stabile il nostro assetto e creare quelle prospettive di crescita, di benessere e prosperità alle quali si aggancia una possibilità reale di occupazione, soprattutto per i tanti nostri giovani talenti. Fai un pronostico, quanto durerà questo governo? Ma con il cuore io confiderei che questo governo possa rimanere fino al marzo del 2015, poi ovviamente si va a votare, però con la testa, con la ragione, ritengo che è verosimile pensare che si possa andare a votare già a febbraio-marzo del 2014, però tutto è possibile in Italia, è il paese delle grandi sorprese e magari sotto questo aspetto potrebbero esserne delle altre. Vi state organizzando anche con un gruppo nuovo o Micciche è dentro il vostro progetto come sempre? Micciche rappresenta in maniera adeguata un pezzetto importante del centrodestra italiano, è riuscito nel tempo a garantire vittorie importanti, vi sono state anche delle sconfitte, ma questo fa parte della vita di ciascuno e della competizione. Io sono convinto che un eventuale passaggio in Forza Italia da più parti auspicato potrebbe essere la modalità più corretta per riaggregare un'area più ampia dei moderati anche sotto quel modello del Partito Popolare Europeo, che potrebbe essere il traguardo ambizioso di molti che la pensano allo stesso modo di come la pensiamo noi. Allora, Gianfranco Micciche, finalmente lo rivediamo dopo insomma quella battaglia elettorale nazionale, insomma ti rivediamo. Non è andata benissimo. Non è andata benissimo, però sai, certe volte gli errori servono per maturare nuove idee, magari servono anche per far nascere nuove iniziative che riguardano la politica, ma che riguardano soprattutto il popolo italiano, che è un po' stremato. Sì, grazie, perché ce l'ho lì dopo Santuccio? No, no, io. Ah. Andiamo lisci. E quindi Gianfranco, oggi la tua partecipazione non è soltanto per questo referendum, io credo che qui c'è anche un messaggio politico dentro, si sta creando il vero gruppo e il nuovo gruppo che si presenterà alle nuove elezioni? Diciamo che è troppo presto, però diciamo che la strada è già abbastanza segnata, cioè il centrodestra con la nuova Forza Italia, che spero, sono sicuro ci vedrà in qualche maniera protagonisti anche come Grande Sud, e io credo che abbia più che una chance di vincere le prossime elezioni, anche perché la sinistra oggettivamente è invotabile, invotabile, veramente fanno una cazzata dietro l'altra, non sono veramente in condizioni, e devo dire che questo Renzi, che era uno che prima mi piaceva, oggi sta dimostrando anche lui di essere poca roba. Tornando a parlare di Forza Italia, che ruolo avrà Gianfranco Micciche all'interno di Forza Italia? Ma io vengo Grande Sud, Forza Italia io spero che possa essere un'aggregazione di partiti, Grande Sud non scompare proprio. Continuare il suo progetto politico? Assolutamente sì. E con la giustizia, Berlusconi certamente questa operazione, oggi questo referendum in qualche modo, insomma questo stimolo così rapido? Abbiamo una giustizia in Italia che veramente non ha uguali nella storia mondiale, non ha uguali nel mondo, non c'è una nazione al mondo che abbia un... Nel senso negativo dici? Che è positivo. Ci troviamo anche a parlare di giustizia. Di giustizia, che
di giustizia per ora ce n'è bisogno tantissimo. Però parlare di giustizia in un momento in cui diciamo, tutti quanti pensiamo che è legata all'evento Berlusconi potrebbe dare, come dire, un segnale distorto di quello che è il vostro messaggio. Non mi appassiona molto il tema che ha monopolizzato il dibattito della politica nazionale e non solo, che ruota solo attorno alla questione Berlusconi. Io credo che parlare di giustizia sia invece, come dire, molto utile e necessario. Questo referendum in realtà poco c'entra complessivamente con la questione Berlusconi e invece affronta una serie di punti. Uno che riguarda i diritti civili, ovvero no all'ergastolo a vita. Il carcere deve avere una funzione, come dire, rieducativa, per cui nel momento in cui tu invece uno lo metti dentro e butti le chiavi e non dai anche al detenuto la possibilità, come dire, di un ripensamento, di un percorso che lo porta ad elaborare il vissuto, ha in qualche modo spento anche la funzione della detenzione. Però già quando parliamo di ergastolo vuol dire che c'è un reato di una certa gravità, non stiamo parlando di carcere per un rapinatore che comunque ha rapinato, ha fatto una cosa cattiva, magari doveva mangiare. Qua parliamo di ergastolo, vuol dire che il reato è gravissimo e quindi forse l'ergastolo ci sta. Però è contro la Costituzione. La Costituzione dice, ripeto, che. Ma anche la Costituzione dice che tu non puoi fare certi, non puoi uccidere. Che la funzione... Non lo dice, lo dice pure Dio che non si bisogna uccidere. Ma di fronte alla possibilità di un percorso dove tu ci possono perdono, essere. Io sono per dare. Non per il perdono, per dare la possibilità, così come accade anche di fronte al volere divino, di potersi redimere e di poter fare quindi una scelta che ti porti alla rieducazione e ad un percorso di reinserimento. La pena a vita è la negazione di questo principio. Si fanno alcune eccezioni e sicuramente il 41 bis non c'entra con la questione giustizia. Ma il referendum guarda anche ad esempio a ipotesi come quello che vide, non so se ti ricordi, Enzo Tortora, no? Quindi ci sono degli episodi in cui al di là dell'ergastolo la giustizia deve essere messa nelle condizioni di poter operare senz'altro, ma senza abusare. Non possiamo dare la carcerazione fino a quando non c'è la sentenza definitiva, altrimenti noi creiamo anche dei casi, ripeto, come quello di Enzo Tortora, in cui ci sono soggetti che per tanto tempo, per troppo tempo, finiscono in carcere e poi chi è che dà un risarcimento a quella storia? A quella storia tristissima. Io vidi recentemente quel film ed è una cosa che non considero accettabile in una società dove si possa parlare di diritti civili. La negazione della libertà è già una giusta pena, una pena adeguata. Il resto, dico, in questi casi è usupiecchio, cioè una supicchieria fatta dallo Stato nei confronti di un soggetto che, seppur detenuto, a mio avviso, diciamo, necessita, come dire, di quel sistema minimo di tutela perché lo porti a pagare, ma senza che venga, come dire, calpestata la dignità della persona che ha sbagliato e che per quello deve pagare attraverso la negazione della libertà. Giuralo. Lo giuro. Pippo, mi sembra una riunione di famiglia. Abbiamo fatto tutta una serie di isole stradali. Questo, diciamo, è una cosa organizzata dal nostro eurodeputato onorevole Iacolino e quindi c'è sempre il supporto di Grande Sud, del partito. La gente risponde a questo? La gente aveva e ha intenzione di firmare. Si può firmare domani, dopodomani, si può firmare ancora. Questa è un'operazione che serviva anche al presidente Berlusconi in qualche modo, o no? Sì, è una cosa voluta fortemente dal presidente Berlusconi e noi abbiamo seguito esattamente la sua indicazione, ma all'interno del nostro movimento politico, insomma il nostro movimento politico liberale, democratico, ed era arrivato il momento di sottoscrivere questi referendum fortemente voluti dagli amici radicali con i quali abbiamo sempre collaborato in questo settore per tantissimi anni. La forza del centrodestra ha avuto un ministro Alfano che è stato ministro della giustizia, perché in quel momento non vi siete, come dite, adoperati per portare tutte quelle modifiche che andavano fatte nel momento? Bella domanda, è una domanda che ci si fanno tutti, ci siamo fatti pure noi. Berlusconi aveva la possibilità, con una maggioranza importante in Parlamento, di fare attuare le riforme della giustizia. Purtroppo così non è stato.